Benvenuti ragazzi in un nuovo video di Mr. Macintosh e oggi, come già avrete letto dal titolo, faremo il video sul download gratuito di Empire Total War Gold Edition e sarà un download facile facile. Per chi non lo conoscesse, andiamo sulla pagina di App Store, di Mac App Store, e leggiamo un po' cos'è. Subito notiamo due cose, ovvero il prezzo che è di circa 36€ e che ha vinto il premio per miglior gioco, uno dei migliori giochi del 2012 del Mac App Store. Anche se sono passati 2 anni, comunque ha vinto. È un gioco in grafica 3D e riguarda le guerre mondiali, ovvero dovremo fare tutte le guerre più famose e vincere il nostro esercito. E quindi è questo. Il gioco non è molto diffuso ma piace. I requisiti di sistema sono anche bassi, quindi anche chi ha un Mac un po' più vecchio lo può giocare. Sono infatti 2 GHz di processore, RAM 4 GB, grafica 256 MB e disco rigido almeno 15 GB per il gioco. Quindi è facile facile. Ci sono più lingue: italiano, ceco, francese, inglese, polacco, russo, spagnolo e tedesco. E qui c'è scritto in dimensioni, peserà circa 13 giga, ma anche un pochino di più secondo me. Quindi è questo. E voi ora tutto ciò che dovete fare è aprire il link in descrizione che vi recherà su questa pagina internet. Voi scaricate questo torrent, come sempre, e lo avrete qui. Voi ci cliccate 2 volte e si aprirà uTorrent. Applicazione, voi cliccate su ok e sarà un DMG di 11,4 giga, quindi ci metterà un pochino, però se lasciate il Mac acceso la notte almeno finisce, il giorno dopo trovate bel effetto. E questo è quello. Una volta finito il download ci troveremo questo DMG, quindi facile facile, come sempre ci clicchiamo 2 volte e ci formerà questo file ISO. Aprendolo, semplice semplice, basta trascinare l'applicazione dentro la cartella applicazioni e avremo già fatto. Sono circa, ora si guarda, 13 giga, 14, vabbè, sono 13 giga qualcosa, dovrebbero essere come scritto su internet, se non qualcosina di più per i plugin e così. Quindi fatto questo, avremo l'applicazione completa e adesso faremo una breve configurazione per mostrarvi un po' come si fa. Quindi voi ci cliccate 2 volte, esso si aprirà, ok, eccolo qua. Qui ci dice c'è un aggiornamento perché questa è la versione 1.0 ed è già uscita la 1.1.1. Comunque intanto ricordamelo più tardi e si guarderà più tardi. Qui ci chiede la chiave prodotto, ma noi qui non ci dobbiamo spaventare perché basta cliccare su gioca che esso si avvierà. Comunque in info vedete che c'è tutte le informazioni, video, la risoluzione e poi c'è extra, vabbè, supporto, avanzate, opzioni avanzate però. E se clicchiamo su gioca il gioco si avvierà, quindi non richiede della chiave prodotto. Io per motivi anche di copyright non lo andrò ad aprire. Comunque il gioco vi assicuro che funziona, l'ho già provato, ci ho già anche un po' giocato, quindi il gioco è funzionante, il download è veloce veloce con un torrent. Quindi se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, se avete qualche domanda o qualche dubbio commentate. E per questo video è tutto e alla prossima ragazzi.